Sarri. Il Palermo vuol confermare a Friuli di essere guarito a Torino dal mal di trasferta, ma nel primo tempo è l'Udinese a provarci con maggiore convinzione. La prima opportunità è per Sanchez, salva Bovo sulla linea di porta, la conclusione del cileno da posizione ravvicinata. Delio Rossi vede che qualcosa non funziona nei suoi e ha ragione, perché sull'altro cross di Sanchez arriva il tocco sotto misura di Floro Flores, aveva mancato la conclusione di testa sul primo palo Lukovic, disorientando però la difesa del Palermo. Floro Flores controlla con il petto e fa passare il pallone sotto le gambe di Bovo, che si era immolato davanti a lui. È il gol numero 8 della stagione di Floro Flores nel secondo tempo. Entra Simplicio al posto di uno spento Pastore, reduce da una settimana di allenamenti a singhiozzo. Subito protagonista il brasiliano, il tocco di Micoli, si fa trovare scoperta centralmente la difesa dell'Udinese, il piattone sul primo palo di Fabio Simplicio, che va a realizzare il gol dell'1 a 1, gol per lui numero 3 in stagione, 35esimo in Serie A, e dunque situazione di parità ristabilita al minuto 6 della ripresa. Grande azione dell'Udinese però, con quattro tocchi Sanchez, Di Natale e Floro Flores, che con il destro fa passare anche lui il pallone sotto le gambe di Balzaretti, che si era immolato davanti a lui. Niente da fare per Sirigu, doppietta per Antonio Floro Flores, quota 9 per lui, 20 in Serie A per l'attaccante napoletano. Ritorna in vantaggio l'Udinese al minuto 65. Udinese che insiste, surplus di Floro Flores per Di Natale, grande giocata di Di Natale per Kwadwo Asamoah, il ghanese che realizza il gol del 3-1. Ancora una splendida azione della squadra di Marino, e dunque al minuto 70 l'Udinese trova due lunghezze di vantaggio. Nella finale il Palermo con l'imbucata di Liverani per Cavani, un corpo estraneo fin lì, ma trova una perla incastonata nel nulla l'uruguaiano, il gol del 2-3, il suo numero 9 in questa stagione. Gran gol di Cavani e situazione di 3-2 per l'Udinese. Palermo che ci prova nel finale, il cross di Balzaretti, il tocco di Bertolo e Andanovic che con un guizzo manda sopra la traversa, e dunque l'Udinese che respira. Il Palermo conserva al quarto posto, consentiti ringraziamenti al Siena.